Ci sono novità sul fronte degli effetti del Covid sugli anziani. È quanto emerge dalle ultime ricerche scientifiche presentate in occasione del congresso nazionale CIMIT. Oltre alle conseguenze note sulla salute fisica, infatti, si aggiungono anche patologie che coinvolgono l'attività cerebrale, declino cognitivo e depressione, dovuti in parte all'effetto biochimico della malattia sul cervello e in parte, sottolineano i ricercatori, alla situazione di isolamento sociale imposto dalla pandemia. Le persone anziane hanno superato la fase drammatica, acutissima adesso della pandemia. Adesso rimane il periodo del long covid o post covid, perché soprattutto nelle persone anziane molta documentazione scientifica conferma che questo percorso ha determinato un'accentuazione del deficit cognitivo, lo sviluppo di forme anche depressive e una forma di aggravamento dello stato fisico fino a portare a un percorso di fragilità che si è acuito nel periodo long covid. E anche le misure di isolamento, ad esempio, hanno influito e influiscono in maniera estremamente gravosa per la qualità di vita e lo stato di relazione che la persona anziana presenta. Ma ci sono anche novità positive. I dati dell'Istituto Superiore di Sanità mostrano un netto miglioramento del quadro pandemico in Italia. Attualmente l'ondata di Covid, come è stato negli anni passati, è tendenzialmente molto più controllata, nel senso che la vaccinazione ha assolutamente ridotto al minimo le infezioni gravi, soprattutto nelle categorie più a rischio, quindi gli anziani, le persone fragili. L'attuale leggero rialzo dei ricoveri riguarda anziani non vaccinati, immunodepressi o che soffrono di patologie plurime e non hanno effettuato la quarta dose. Certamente l'infezione da Covid in alcune persone che soprattutto non hanno terminato tutte le vaccinazioni consigliate, quindi le quarte dose più eventualmente il booster su Omicron, hanno avuto delle riesacerbazioni di queste comorbidità, quindi effettivamente delle patologie già preesistenti. Questo hanno aggravato, quindi hanno purtroppo portato a delle conseguenze gravi e c'è un modesto aumento dei ricoveri in rianimazione. Però siamo lontani, diciamo, dalla situazione di un anno o due anni fa? Assolutamente lontani. Abbiamo certamente tutte le possibilità di ricoverare e di gestire questi pazienti al meglio, nessun problema.